Questa. Teresa Bellanova in un governo dove lei è tornata dopo aver fatto il Jobs Act, come lei ci ricordava, con un partito che detesta il Jobs Act, lo considera la fonte di ogni male e che ha fatto il decreto dignità. Beh, sai, noi con 5 Stelle abbiamo litigato praticamente su tutto e Vi se siete stiamo insultati a insieme, sangue? beh, diciamo io ho più ricevuto, io querelo. Loro insultavano, io querelavo. Infatti, nei prossimi 5 anni prevedo un aumento delle mie entrate grazie alle azioni civili. Facciamo in bocca Andiamo al sul lupo. mutuo, quindi chi vuole insultare faccia pure, tanto è una macchinetta ormai, abbiamo messo c'è proprio una procedura standard, si guarda l'articolo. Si procede alla diffamazione, alla Va bene, richiesta danni. però Vabbè, torniamo ai 5 vengo ai 5 Stelle. Stelle. È chiaro che noi siamo insieme soltanto perché Salvini ha fatto il matto. Perché se no, a me l'idea di votare la fiducia a un governo dove c'è dentro il Presidente del Consiglio dei 5 Stelle, Ministro degli Esteri 5 Stelle, cioè, tutto immaginavo. Guardi, io mi sono dovuto mordere la lingua, per Questo me lo andare a immagino, dire sì, Renzi. quando hanno detto. Sa che al Senato chiamano così, no? Al Senato chiamano si chiama chiama e c'è il voto di fiducia e Vabbè, si dicono deve alzare. Merlino e lei si avvicina, Renzi. Quando hanno detto senatore Renzi, che devo dire o sì o no ad alta voce guardando, cioè, voto di fiducia del senatore Renzi, io sono passato io e ho detto sì. Perché ho detto sto sì? Mi sono passato in mente tutto quello che gli insulti che mi hanno dato, però serviva l'Italia. Cioè, quello che interessa agli italiani viene prima del tuo risentimento personale. E se tu non sei capace di morderti la lingua e di pensare prima agli italiani e poi a te stesso, non fai Allora, politica. questo è Questo è il un suo passaggio molto racconto di quello che è importante. accaduto. Lei sa benissimo che molti in questo paese lo percepiscono come trasformismo. Abbiamo letto adesso, per esempio, mi hanno messo il pezzo giustamente sul video, che la senatrice Vono, che è una senatrice del Movimento 5 Stelle, viene in Italia Viva. Allora, diciamo che dopo l'odio è scoppiato l'amore, nel caso della senatrice e forse anche di altre, da quello che ho capito. Ce ne sono altri che arrivano, Come direbbe la no, la provvidenza. provvidenza, ora, No, come direbbe, facciamo pensa a me. Lucio Battisti, lo scopriremo solo Solo vivendo, che mi vivendo, sembra ecco. meno. Ecco, ma Quello che ha tirato la provvidenza era Salvini, non gli ha portato lei benissimo. aumenta i parlamentari, ma non pensa che poi nel paese reale la sensazione sia veramente un po' di sgomento, di vedere gente che si è detta di tutti i colori all'improvviso, mentre facevano i cartelli contro Renzi, le banche, e poi vengono con lei. Cioè, è una roba strana Guardi, per un cittadino normale, no? La situazione nel paese è un aumento di persone che si avvicinano all'Italia Viva che è non paragonabile all'aumento di parlamentari. Cioè, se i parlamentari crescono di uno alla settimana, nel paese c'è una diffusione di comitati che è impressionante. Ci sono 20.000 persone, quindi non c'è paragone. Nel paese noi ci siamo. In Parlamento che cosa sta succedendo? La Costituzione italiana prevede che ogni parlamentare possa scegliere. E che sia il Parlamento a dare la fiducia a un governo. Cioè si chiama Assolutamente. democrazia È parlamentare così. ed è un meccanismo costituzionale. Ora io sono uno di quelli che questo meccanismo costituzionale, che va rispettato, volevo in qualche modo cambiarlo un po'. Era la riforma costituzionale. Io volevo dire, uno, bisogna sapere la sera delle elezioni chi ha vinto. Che è un meccanismo che c'è in Francia, c'è in America, perché non ci può essere in Italia? Non c'è in Italia, non c'è in Germania, non c'è nel Regno Unito, non c'è in Spagna.